È il giorno del ricordo e della commozione per la scomparsa di Piero Comanducci, un nome legatissimo ovviamente alla città di Arezzo, non solo per la sua storia imprenditoriale legata all'Hotel Continentale, ma quanto in vita lui aveva fatto per la promozione, per l'immagine della sua Arezzo. Faceva parte anche del direttivo del Fotoclub La Chimera ed è per questo che lo vogliamo ricordare con Piero Franchini. Sì, effettivamente Piero per me era, oltre che associo del fotoclub, era un grandissimo amico. Io lo conoscevo da ormai da 40 anni, forse di più, e quindi ecco, sono molto commosso a parlare di lui. Chiaramente lui ha fatto tante cose per la città e poi tutto ciò che faceva lo faceva con una speciale vita, con una speciale non lo so nemmeno come definirla, e quindi ecco, tutto ciò che lui metteva in piedi di solito riusciva sempre. Io me lo ricordo e sono andato più volte a vedere i filmati dei rally che lui faceva come operatore ufficiale del team Fiat Rally, e quindi sono andato più volte a vederlo e vedere che sembrava proprio un ragazzino da quanto era appassionato e da quanto lo faceva con convinzione. Ecco, quindi lo ricordo, diciamo, in modo molto molto particolare. Al fotoclub chiaramente lui ha partecipato e molto, sempre con idee e sempre portando avanti il suo ruolo, e quindi soprattutto ci ricordava sempre i video che lui aveva, anche vecchi, della città, degli abitanti della città, e quindi ecco, ogni volta ci faceva rivivere un qualcosa. Infatti proprio ha fatto scoprire anche dei pezzi di Arezzo a volte neanche conosciuti. Sì, perché lui raccoglieva un po' di tutto, e poi tutte le famiglie che sapevano che avevano un filmato in casa e sapevano che lui li raccoglieva, e quindi lui ci si perdeva proprio poi a rimetterli in sesto, a rimetterli, a restaurarli e a farceli vedere. Condoglianze alla famiglia, ai figli, soprattutto anche a Marcello Comanducci, assessore del comune. Sì, infatti io sono stato lì alla Misericordia, dove è la salma, e quindi ho incontrato la moglie, con la quale sono amico, e non ho incontrato il figlio, ma tramite voi faccio grandissime condoglianze a lui, e poi avrò modo di fargliela anche personalmente.